chiamo Patrizia Boschiero, lavoro in Fondazione Benetton Studi Ricerche a Treviso. E nell'ambito della fondazione mi occupo in particolare del settore editoriale e in questo contesto delle edizioni della fondazione seguo molto da vicino anche tutto l'ambito di ricerca e di edizioni che dedichiamo fin dall'inizio del lavoro della fondazione alla storia del gioco. E quello della storia del gioco è un settore di ricerca il cui principale responsabile scientifico è Gherardo Ortalli, ordinario di storia medievale all'Università di Venezia. E la Fondazione in quest'ambito ha deciso da subito, quindi da quando il mecenate, quindi la famiglia Benetton ha deciso di creare questa struttura che si occupa di studi e ricerche, di aprire questo ambito di approfondimento culturale per quanto riguarda la storia del gioco, il significato della ludicità e soprattutto dal punto di vista storico. In questo contesto abbiamo un settore specifico nell'ambito della nostra biblioteca Centro Documentazione, dove abbiamo più di 2000 volumi dedicati proprio alla storia del gioco e una cinquantina di riviste specificatamente di questo settore, riviste italiane e internazionali. In quest'ambito organizziamo periodicamente anche seminari, conferenze di approfondimento sui temi della storia del gioco e pubblichiamo, il primo numero è uscito nel 1995, una rivista annuale diretta da Gherardo Ortalli e con un comitato scientifico internazionale dedicata appunto alla storia del gioco nei suoi vari aspetti, quindi giocosi ma anche di sport, dall'antichità all'età moderna. Una rivista illustrata che pubblica articoli in lingua originale proprio per muoversi in un contesto di tipo internazionale. E proprio nell'ambito di questo settore siamo stati invitati già l'anno scorso per qualche incontro dal Tocati e quindi dall'Associazione Giochi Antichi a prendere parte a questo festival e quest'anno in particolare abbiamo deciso di mettere in piedi in collaborazione con l'Associazione Giochi Antichi questo convegno che si è svolto ieri al Museo di Castelvecchio dedicato a giocare nel Cinquecento, il secolo del Veronese, che ha visto la partecipazione di una decina di studiosi italiani, statunitensi, canadesi, austriaci, che hanno ragionato di danza, giochi acrobatici, giochi di carte, banchetti e feste, insomma del sistema ludico nel suo complesso nell'ambito del Cinquecento. Qui siamo anche presenti con un piccolo stand con la nostra rivista ludica, la collana omonima, nella quale abbiamo pubblicato finora una dozzina di monografie e di approfondimenti sulla storia della danza o sulle normative sul gioco in età medievale, piuttosto che sul gioco del lotto di Genova e altre tematiche. E poi noi come fondazione in realtà ci occupiamo anche e soprattutto di cultura del paesaggio, di cultura dei luoghi e su questo abbiamo altre iniziative a partire dalle giornate internazionali sul paesaggio che si organizzano a Treviso ogni anno e il premio internazionale Carlo Scarpa per il giardino che è una campagna di attenzioni a un luogo, anche questa annuale. E la campagna del 2014 è stata dedicata a due villaggi della Bosnia Erzegovina. Questo così per dare qualche informazione anche sulle altre iniziative di ricerca di cui la Fondazione Benetton Studi Ricerche si occupa.